ho ritenuto opportuno andare alla grande manifestazione della Coldiretti che univa la regione Emilia-Romagna e le Marche a Bologna al Paladozza. Erano presenti il ministro dell'agricoltura, il ministro dell'ambiente, gran parte della giunta regionale insieme al presidente Bonaccini, consiglieri regionali e diversi sindaci. Volevo far sentire la vicinanza anche del comune di Berceto e i nostri agricoltori. Come sappiamo, Berceto è stato un paese prevalentemente agricolo quando c'era tutto il territorio ben governato, curato e c'era anche molto meno dissesto. Noi dobbiamo ripartire da queste condizioni per sperare in un futuro del nostro paese, che non vuol dire guardare al passato o desiderare di far tornare il passato, vuol dire interpretare il passato in un modo moderno. Questa mattina ho potuto anche comprendere quelli che sono i distretti biologici, che è una cosa molto bella, sul quale lavoreremo per tutto il comune di Berceto. Volevo essere presente insieme alla Coldiretti perché l'agricoltura italiana può essere una spinta vera di cambiamento, garantendo del buon cibo legato alla salute, legato alle aspettative di vita, legato al fatto che noi dobbiamo difendere le nostre tradizioni, le nostre produzioni, le nostre ricette. È iniziato un grande tour de force rappresentato anche dal presidente degli Stati Uniti Obama, e l'Europa, che è un'Europa di burocrati, di persone che non guardano e non considerano sicuramente i popoli, accetterà questo scambio commerciale e anche l'Italia sarà invasa da prodotti di cattiva qualità che non garantiscono la salute. I contadini, già adesso, gli agricoltori, gli allevatori, quelli che producono il buon latte italiano, sono messi in ginocchio da delle importazioni che la gente non comprende, non capisce, che subisce, che paga caro nei supermercati, con delle qualità che sono notevolmente ridotte riguardo al latte italiano. Dobbiamo fare insieme, non lasciare solo gli agricoltori, gli allevatori, ma tutto il popolo italiano deve difendere queste qualità, queste nostre peculiarità, queste nostre tradizioni. Per quello che ne saremo capaci, da Berceto faremo la nostra parte.